Bentornato, terremoto. È andato tutto bene? Dove sei stato? Bangkok. Come mai laggiù? Mi sono preso una vacanza e sono andato con due amici. Bangkok? Ehi. Bangkok, mi preme ricordarvi che è la capitale culturale del sud-est asiatico. Che ti è successo alla faccia? Non lo so. Forse è stata qualche bella asiatica a farmelo. Allora c'è chi ti succhia il sangue, eh? Devo andare. Stammi bene, ci sentiamo. Jenny? Sì, signore. Sono arrivati i grafici della compagnia del 2000, 2001 e 2002? Sì, li può trovare sul suo computer. Me li può stampare allora? Sì, certo. Grazie. Bel top. Grazie. Di nulla. Eccoli qui. Davvero interessante. Ho vomitato addosso a tutti i dirigenti della compagnia. La miglior presentazione multimediale che sia mai stata fatta. E la mia promozione è finita nel cesso. Lascia le cose come stanno. Cosa? David, se fossi in te non mi farei vedere in ufficio per almeno una settimana o due. O forse mai più. Sul serio? Sai, Brian è piuttosto tollerante, ma anche lui ha i suoi limiti. Credo che sparare vomito sui dirigenti glieli abbia fatti superare. No, gli starò alla larga per uno o due giorni e tornerà normale. Solo una donna poteva crederlo. No, si fa solo per apparenza. Questo non significa che mi piaccia. Credi di essere l'unica a cui dà fastidio quell'arrogante macismo? No, ti prego. Dava fastidio anche a te? Non sto scherzando. Ho un fastidio sovrumano su come le donne si lamentino dei posti di lavoro che sono dominati da uomini. No, non è così! Sono dominati da stronzi. Chiunque tu sia, uomo o donna, devi diventare uno stronzo per potercela fare, per poter arrivare okay, dove... Ok. Calma. Calma. Scusami. Si trattava solo di una stupida presentazione. Comunque io sono dispiaciuto. Certo, è una cosa che mi dà fastidio. D'accordo. Io non sospettavo che tu avessi un lato sensibile. Sì? Ci sono tante cose che tu non sai di me. Da quel momento io e mia madre siamo rimasti soli. E allora pensi che non funzioni? No, io non ho proprio nulla contro il matrimonio. Il mio migliore amico si sposerà sabato e io gli farò da testimone. Va bene, ma non è esattamente la stessa cosa. Lo so, e per fortuna quella è una puttana. Miau! Io so di che cosa parlo. Sai, io l'ho visto succedere a mio padre. Davvero mi disgusta quando vedo un uomo che amo e rispetto essere messo sotto. Lo so. Ho sempre visto delle mie amiche innamorarsi di perdenti troppe volte. Era come se non riuscissero a vedere quello che vedevo io. Dei coglioni. Ma alla fine non c'è niente da fare. Devi lasciare che le persone facciano a modo loro. Già. Lo so. Credo che tu abbia ragione. È solo che conosco Andrew da quando eravamo piccoli. È cambiato. Lei lo ha cambiato ed è triste. Sai, la gente deve essere sempre se stessa, deve affermare se stessa. Sono d'accordo. Vattene. Cosa? Mi dispiace, ho straparlato tutta la notte. Sai, io ho sempre pensato che tu fossi un grande stronzo. Ma non lo sei. Sei a posto. Grazie. Però uno di noi due ha un lavoro al quale deve tornare. Già, le mie condoglianze. Ehi, Brian! Sì, tutto bene. Sì, tu come stai? Dio, è l'ultima volta che mangio thailandese, te lo giuro.
No, 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 non voglio nulla, no. No, solo farti sapere che mi sento meglio, molto meglio. Tornerò in ufficio prima che tu... Ah. Brian, questo lo so. Ho sempre l'accredito, te lo ricordi? Brian, era solo per essere corretto con... Oh, 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 Brian, ascolta, ok? Brian, ascolta! Io lo accetto questo. È solo che ho dei debiti. Sono appena tornato da una vacanza. No, la macchina no. Brian? Il numero chiamato è occupato. Potete... Abbiamo incontrato una ragazza thai che si chiamava Sita nell'albergo dove stavamo. Lei lavorava come fotografa, ma nessuno voleva farsi fare le foto da lei. Allora David ha avuto un'idea. Solita. Solita. Mi chiamo David e tu? Sita? Sì. Ciao Sita. Quello è Andrew e lui invece è Craig. E siamo arrivati oggi. Stiamo cercando un buon posto dove andare a cena. Conosci qualche posto qui vicino? Sai, un posto che sappia davvero di Thailandia. Sì, sì. Lo conosci? Ti dispiace portarci in uno di quei posti? Solo un boccone. Io ti pagherò per questo. Su, dai. Va bene. Ok. A casa tua. Bene. Vuoi bere qualcosa? No. Sì, dovresti. Non voglio, ma no, sto bene così. Sai cosa vorrei io? Cosa? Credo che sia ora di andarmene a casa. David, credo proprio di dovermene andare a casa. David, ti prego, smettila! Smettila! Ti prego, lasciami! Hai chiamato un telefono? Ma ora non posso rispondere al telefono. Lascia un messaggio e ti richiamerò. David, cos'è questa strana segreteria? Se ci sei, prendi subito il telefono. Sei in pericolo. Che cazzo credi di essere? Allora dimmi, per quale cazzo di ragione sei venuta a casa mia? Io sono Sita. Andrew, è impazzita! Questa puttana sta cercando di uccidermi! Aiutami, Andrew! Colpiscila! Non è Heather! Questa è Sita! Colpiscila! Ugh!